sportivi all'ascolto e in visione a tutti, buonasera e benvenuti nel massimo campionato di calcio. Mentre suonano le note dell'inno della Reggiana cantato dai giocatori con il coro della curva sud, noi andiamo a presentare questa che è la 12ª giornata del campionato di Serie A. Vedete un po' anche da queste inquadrature che non c'è ancora i giocatori non sono ancora scesi in campo, mentre i colleghi stanno ancora prendendo posto qui in tribuna stampa, una tribuna stampa veramente gremita fino ai limiti dell'inverosimile. Tutto lo stadio pare proprio che ci sia il tutto esaurito. Pare che ci sia, le squadre stiano per entrare in campo in questo istante. Ricordiamo, 12ª giornata del campionato nazionale di Serie A, si gioca in una giornata veramente molto fredda, molto grigia. Ecco la carrellata sullo stadio, sul pubblico presente. Ci sono ancora, come vedete, qualche posto da occupare, però dobbiamo dire che forse quest'oggi la Reggiana realizza il top per quanto riguarda il numero degli spettatori allo stadio. Vedete quanti addetti in campo tra fotografi e cineoperatori per immortalare quello che sarà il Futre Day, la giornata, il debutto di Paolo Jorge Futre e di Matteut, Dorin Matteut, anche lui quest'oggi al debutto con la maglia della Reggiana. Inquadratura sulla curva sud che, mentre le squadre fanno ingresso in campo, si colora di giallo-blu, di granata, di verde, sono praticamente un po' tutti i colori delle nazioni estere che hanno dato alla Reggiana i giocatori, cioè la Romania, il Portogallo, il Brasile, insomma ci sono un po', e ovviamente grande spazio per il Granata. Bienvindo Paolo Futre. E dall'altra parte c'è invece il Bune Bjuvenit per Dorin Matteut, quindi benvenuto in portoghese e benvenuto in rumeno. Eccolo qua, Bine ai Venit Dorin. E direi che abbiamo dato anche lezioni di internazionalità. Guardate i fotografi davanti alla formazione della Reggiana, non so se abbiamo la possibilità, ecco, osservate il nugolo, veramente, se ci fosse un'inquadratura un po' più larga si vedrebbe meglio il gruppo di fotografi davanti a questa formazione della Reggiana. Curva Sud che, a dispetto dello 0-0, vuole festeggiare, e il secondo tempo inizia quindi con questa inquadratura dedicata agli aficionados della Reggiana, i più stretti, i più accesi. E a proposito di accesi, chissà, un po' di caldo quest'oggi non farebbe male anche in altri settori, perché come vedete piano piano, ma fioca, la neve fioca. In campo la Reggiana, deve ancora presentarsi la Cremonese, l'arbitro Accardi, Di Agostini, Zanutta, Scienza, Futre, Scarbossa, Parlato, Padovano, ora Matteut, ora Taffarel, Morello, quindi tutta la Reggiana al completo, l'arbitro Baldas e i signori Schiavone, Medeot, ed ora ecco anche la Cremonese. Il primo a entrare della Cremonese è proprio Stefano De Agostini, bentornato in Mirabello a Stefano De Agostini. Zanutta, Matteut, Morello, Futre, Futre in area, una finta, il tiro, gol! Gol di Paolo Jorge Futre! Fiammata di Paolo Jorge Futre!
pallone vagante e piombato velocissimo sul pallone. Andiamo a rivedere, guardate Morello, grande gesto atletico, Futre taglia la strada a Lucarelli, stringe sinistro nell'angolo Paolo, Jorge Futre, eccolo inquadrato, 1-0. Quindicesimo minuto, andiamo a rivedere ancora, bellissima questa inquadratura, quella di Luigi Manicardi dal basso, molto bella. Esposito, Futre, brutto fallo questo, brutto fallo su Pedroni, espulso. Espulso per fallo su Futre. De Agostini e Pedroni vanno su Futre, tutta la panchina, Simoni, tutta la panchina della Cremonese in piedi. Futre lo vedete a bordo campo, scienza Morello, Esposito, Matteut, ed è gol di Matteut, grande raddoppio della Reggiana, 43esimo minuto, Pippo Marchioro viene abbracciato. Da Romano Munari, dal dottor Ligabue, mentre andiamo a vedere anche i giocatori. Eccolo qua, Dorin Matteut, infortunato anche lui. Lì che zoppica. Esposito per Matteut, che controlla con il destro e sempre con il destro anticipa Turci e mette in fondo al sacco. I due nuovi stranieri della Reggiana si chiamano Paolo Jorge Futre e Dorin Matteut. Ebbene, 2-0, portano la firma. Quasi 4 minuti. È finita la partita e la Reggiana vince la prima partita in campionato. Prima partita vinta dalla Reggiana in campionato grazie ai gol, tutti nel secondo tempo, di Paolo Jorge Futre e di Dorin Matteut. Andiamo a vedere l'uscita dal campo dei giocatori. Andiamo a vedere i giocatori, ecco, queste sono le immagini che vogliamo andare a cogliere. Vedete tutta la Reggiana che va sotto la curva sud ad applaudire i tifosi. Bene, questa del 21 di novembre sarà sicuramente una data da ricordare, è la prima vittoria in Serie A della Reggiana, 2-0 sulla Cremonese con i gol dei due nuovi acquisti, Futre e Dorin Matteut. Guardate l'esultanza dei giocatori che escono dal campo. Bene, dal Mirabello Franco Tosi vi ringrazia per l'ascolto, l'appuntamento è tra 7 giorni per Napoli Reggiana. A voi tutti, grazie e buonasera.